Segui il podcast di Easy Pharma, la migliore farmacia online, e scopri le cause, le patologie, le cure, i consigli medici dei nostri farmacisti. Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Giulia della Farmacia Longo. Oggi parliamo di eritema solare. L'eritema solare, comunemente conosciuto come scottatura solare, è una reazione cutanea causata dall'esposizione eccessiva alla luce solare, in particolare ai raggi infravioletti. Alcuni fattori che possono aumentare il rischio di eritema solare includono pelle chiara e sensibile al sole, esposizione al sole senza la protezione adeguata con creme solari. I sintomi dell'eritema solare includono pelle arrossata e infiammata, sensazione di calore o bruciore con prurito e possibile formazione di vesciche. La prevenzione è essenziale per evitare l'eritema solare. Alcune strategie preventive efficaci includono applicare generosamente creme solari con un fattore di protezione solare adeguato prima dell'esposizione al sole, indossare indumenti protettivi come cappelli e abiti a maniche lunghe e soprattutto limitare l'esposizione al sole durante le ore di punta, utilizzare occhiali da sole con protezione UV per proteggere gli occhi. Nel caso di eritema solare, alcune misure di trattamento possono includere applicazioni di creme o lozioni eritive per ridurre il dolore e l'infiammazione, utilizzo di impacchi freddi o bagni freschi per alleviare la sensazione di calore e bruciore, assumere analgesici da banco per il sollievo dal dolore come paracetamolo o ibuprofeno, e soprattutto mantenere una buona idratazione bevendo abbondante acqua. In caso di gravi sintomi o complicanze è consigliabile consultare un medico. Con una corretta prevenzione e un adeguato trattamento è possibile ridurre il rischio di eritema solare e preservare la salute della pelle. Grazie a tutti, vi aspettiamo in Farmacia Longo, Piazza Vittorio Emanuele II, numero 46, Roma, e sul sito www.easyfarma.it. Grazie a tutti!